sei tu, ti rivedo con gioia dopo tanto tempo, ma entra in casa, ti prego. Metti da parte l'ipocrisia. Dopo la morte di mio padre tu prendesti il suo posto usurpandolo e derubandomi dei miei diritti. Controllati e impara a dominarti. Vedo che gli anni non hanno cambiato il tuo carattere. Chi vuole un giorno comandare deve prima imparare a ubbidire. Io occupo questo posto per volontà di nostro padre, ma se lo desideri tanto sono disposto a cedertelo. Ma smettila di blaterare. Tuo figlio maggiore ha ucciso mio figlio. Per quale ragione? Proprio per questo ti volevo parlare. Chiao ha importunato una fanciulla in pieno giorno e non contento le ha ucciso il padre e anche alcuni dei miei uomini. Non mi importa niente. Era il mio unico figlio. Non posso ammettere che il cane che lo ha ucciso continui a vivere. Fratello, t'ho sempre voluto bene, lo sai. Ma questo non mi impedirà di impormi alla tua sete di vendetta. E allora mostrami la tua maestria. Fratello, non fare pazzie. Padrone, vieni, ti prego. Porta via la mia futura nuora, subito. Mi guarda questo.